Perché io sto malo, se non vedo mondo animalo. Perché io sto malo, se non vedo mondo animalo. Ciao a tutti da Svideo, ben ritornati su Mondo Animalo! Allora, oggi parliamo di ragni e soprattutto di ragni velenosi. Allora, innanzitutto bisogna dire che tutti i ragni hanno ghiandole velenifere. Ossia, tutti hanno possono fare queste secrezioni per poter inoculare il veleno nelle loro vittime, per procacciarsi il cibo, per nutrirsi, insomma, per tutte queste storie. Ovviamente, non è questo veleno sempre pericoloso per l'uomo, se no, ahimè, se tutti i ragni fossero velenosi per l'uomo. Quindi bisogna dire che esistono 42.000, e ben dico 42.000 varietà di ragni nel mondo, però solo 200 sono considerate pericolose per l'uomo. Ricordiamoci che i ragni sono aracnidi, appartengono alla famiglia degli aracnidi, perché c'è ancora qualcuno che dice: "Ah, questi insetti". No, non sono insetti, mi raccomando. Insetti hanno 6 zampe, mentre gli aracnidi, e quindi anche i ragni, 8. E poi il corpo per come è diviso, perché gli insetti hanno il corpo diviso in 3 parti, mentre gli aracnidi solo in 2. Allora, adesso andiamo al pezzo forte, ossia i ragni più velenosi del mondo. Yeah! Allora, adesso io non starò qui a fare una classifica, proprio una classifica di qual è il più velenoso, quale no, perché altrimenti ci sarà sempre un ragno che mi viene a dire: "Eh no, io sono più velenoso". No, sono più velenoso io. No, sono più velenoso io. Insomma, non voglio fare incazzare i ragni. Anche perché se dopo mi viene qua uno in mansarda, qua che mi assale, perché ho fatto questa classifica male, quindi non farò un ordine preciso. Comunque vi dirò quali sono i ragni più velenosi del mondo. Allora, iniziamo con uno dei più letali del mondo. Uno dei più letali del mondo, sapete qual è? Il ragno delle banane. Ok, non mi fa paura il nome, vabbè, comunque è anche detto ragno vagabondo ed è anche detto Brazilian Wandering Spider. Ok, bello, bello, bello nome. Allora, comunque, perché questo ragno delle banane si chiama così? Perché si nasconde principalmente nelle piantagioni di banane. Quindi state attenti se andate in una piantagione di banane. Allora, questi ragni, diciamo quindi, sono soprattutto diffusi in America centrale e in America del Sud. E molto 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 in Brasile. È una specie molto aggressiva, infatti il suo nome scientifico si chiama Phoneutria, che tradotta dal greco vuol dire assassina. Le sue zampe possono raggiungere i 13-15 centimetri, mentre il corpo varia dai 17 ai 48 mm. Il suo morso può provocare difficoltà respiratorie, asfissie, paralisi cardiorespiratoria. E poi c'è un fatto molto molto curioso, amici. Sì, infatti, perché sugli uomini ha un effetto un po' particolare, nel senso che a me mi viene da ridere a dirlo, però l'ho letto. Oltre ad essere molto doloroso, sembra che agli uomini provochi un effetto Viagra di un'erezione settimanale. E no, 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 scusate, è solo 4 o 5 ore. Quindi dopo arrivi all'impotenza, eccetera, però c'è questo effetto, ecco, che capita agli uomini morsi da questo ragno. Quindi forse è una ragione in più per cui l'hanno chiamato ragno delle banane. Adesso parliamo del ragno di sabbia a 6 occhi, chiamato anche Sicarius Ani. Ragno sicario! Cioè, già il nome vi fa capire. Allora, vive in Africa meridionale, nel deserto del Kalahari. Il suo corpo è di 1,5 cm e le sue zampe possono essere di circa 5 cm. L'hanno chiamato ragno di sabbia perché si seppellisce sotto la sabbia del deserto, un po' come fanno i granchi nel fondale marino, no?
e poi è anche molto bravo a mimetizzarsi, perché anche per il suo colore, quindi finché non vedi le zampe eccetera, cioè non lo vedi, cioè è proprio bastardo dentro sto animale. La cosa preoccupante è che la tossina del veleno del ragno sicario è un enzima che distrugge, dissolve i tessuti, e fino ad ora non c'è ancora un antidoto. Circolando nei vasi sanguigni va a provocare diffuse e gravissime emorragie interne. Comunque non voglio entrare nel macabro di questa cosa, vi dico soltanto che da un morso del ragno sicario o se ne esce morti o se ne esce gravemente menomati. Ora parliamo del ragno della tela d'imbuto di Sydney, detto anche ragno dei cunicoli. Allora, un ragno nero, lucido, che vive a Sydney, nella costa sudorientale dell'Australia. Il suo corpo oscilla dai 2 a 3,5 cm, mentre le zampe sono di 7 cm. Ma soprattutto ha delle zanne veramente lunghe di 6 mm che infliggono dolorosissimi morsi. La neurotossina del veleno agisce soprattutto interferendo sul sistema nervoso, e ci sono stati dei ragazzi morsicati che in 15 minuti sono morti. Comunque ragazzi, in caso questo è l'antidoto, è stato trovato nel 1981, quindi qui l'antidoto c'è. La cosa curiosa di questo ragno, lui non teme le zone urbanizzate e quindi magari ama intrufolarsi nelle case, nelle abitazioni, e quindi nascondersi nelle scarpe, nascondersi nei vestiti, nascondersi nei cassetti, e quindi bisogna fare molta attenzione. E quindi quando a volte un forestiero va là, io ho letto che praticamente alcuni vedono tutto questo ordine, tutti i vestiti messi in un certo modo, proprio perché hanno paura che magari questi ragni vadano proprio lì, quindi non lasciano mai, capito, i vestiti in giro, così, perché il ragno ci va dentro, dopo te lo metti addosso, ah, ti morde. Mi fa un po' effetto questa cosa che ho letto. Un'altra cosa interessante è che le fibre della ragnatela di questo ragno vengono utilizzate per la fabbricazione di strumenti ottici. Ora parliamo di uno dei più famosi dei ragni velenosi, ossia la vedova nera. Beh, ragazzi, chi non conosce la vedova nera? Comunque, vive negli Stati Uniti sudorientali ed ha questo aspetto inconfondibile che è nera, e sull'addome ha questa macchia rossa a forma di clessidra. Questa si nota soprattutto nelle femmine, perché nel maschio c'è solo proprio un puntino piccolo rosso, molto piccolo. La lunghezza delle femmine è di circa 40 mm, mentre i maschi di questo ragno sono molto più piccoli, 10 mm, e poi oltretutto i maschi sono innocui per l'uomo, mentre le femmine no. Il morso non è così doloroso, però ti deve essere somministrato presto, al più presto, l'antidoto, se no anche qui in moltissimi casi è letale. Questo nome particolare che ha vedova nera è dovuto al fatto che durante la riproduzione capita spesso che nell'atto di riprodursi, cioè a un certo punto, finito l'atto, diciamo che la ragna femmina, ragna, concedetemi il termine, si mangia il ragno maschio, poveretto, che è 4 volte più piccolo, pa, se lo pappa tutto. Ah, che cattiva! Ok ragazzi, ce ne sarebbero davvero tanti altri dei ragni da commentare, da descrivere. Comunque non voglio dilungare troppo il video. Io vi saluto e vi lascio con questa barzelletta. Ciao da Svideo, e poi con la barzelletta. Un entomologo studia da una vita il comportamento dei ragni. Finalmente fa un'eccezionale scoperta e convoca una riunione dei più grandi esperti di insetti del mondo per illustrarla. L'entomologo mostra ai colleghi un ragno, lo mette sul tavolo e gli dice: fai 3 passi avanti! Fra lo stupore generale, il ragno fa 3 passi avanti. Poi gli dice: fai 3 passi indietro! E il ragno, incredibilmente, esegue l'ordine e fa 3 passi indietro. Poi l'entomologo stacca le zampe al ragno e gli dice: ora fai 3 passi avanti! E il ragno rimane immobile. Fai 3 passi indietro! E il ragno rimane ancora immobile. Allora l'entomologo dice: questa è la mia scoperta, commenta orgoglioso il professore.
Se si staccano le zampe a un ragno, diventa sordo. Ciao a tutti da Svideo. Ma soprattutto ha delle zanne veramente enormi di 6 mm che infliggono dolorosissimi morti. No. Circolando nei vasi sanguigni. Circolando. La neurotossina del veleno agisce soprattutto. Tipo come fanno i granchi nel fondale marino, no? Si seppellano. Non è pericoloso per l'uomo. Rifacciamo tutto da capo.